Cioè, adesso onestamente, ragazzi, vi sembra una cosa intelligente buttare via più di 300.000 euro da quei prossimi anni? Io dico di no. Stanco di buttar via i soldi in affitto in una città costosa come Milano? Noi abbiamo la soluzione per te. Ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno di comprare casa pagando una rata inferiore a quanto paghi di affitto, anche se pensi di non avere le condizioni per farlo. Se volete capire di più, vi consiglio di seguire questo video nel quale vi vado a spiegare perché è un errore vivere in affitto per la maggior parte delle persone. Allora, la motivazione principale è che se voi, ad esempio, oggi avete, vi faccio un esempio, 25 anni, ok? E pagate, ipotizziamo, 1000 euro al mese di affitto, ok? C'è qualcuno che potrebbe dire, ma 1000 euro di affitto sono tanti. Ragazzi, vi assicuro che cioè in questo momento a Milano anche i monolocali stanno affittando a 1000 euro al mese. E sarà sempre peggio, ok? E lo sapete anche voi. E, allora, facciamo una media di 1000 euro al mese, sono 12.000 euro all'anno. Se facciamo per 25 anni sono esattamente 300.000 euro, ok? Quindi sto facendo finta che si possa vivere oggi con 1000 euro al mese in affitto. Potrebbe essere un monolocale, un bilocale, un trilocale, dipende dalla vostra situazione, dalla vostra famiglia, dipende da tante cose. E potrebbe essere, in realtà, che voi dite, vabbè, però io vivo fuori Milano e ne spendo 700. Sì, va bene, ma quanto spendi in trasporto, quanto spendi nel spostarti e via dicendo? Questa è una cosa. E poi tenete sempre presente che quella che è la vostra situazione oggi, non vuol dire che sarà sempre così domani. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di 25 anni. 25 anni non sono pochi, ok? Quindi è abbastanza realistico in realtà pensare che se voi andate avanti per 25 anni a pagare l'affitto, semplicemente avrete buttato via, buttato nel cesso, 300.000 euro, come minimo, ok? Quindi, come vedete, cioè, è proprio. Io credo che sia finito il video, ragazzi. È finito il video. Cioè, è un errore, punto. Perché se voi, un conto è voi mi dite, guarda William, no, perché io voglio fare altre cose, voglio fare investimenti, allora lì ne possiamo parlare. Ma se voi in questo momento semplicemente vivete in cioè avete un lavoro tradizionale, ok? Quindi andate a lavorare, siete un dipendente, siete magari un libero professionista, andate a lavorare, tornate a casa, ok? E vi fate le vostre 8 ore di lavoro, lavorate dal lunedì al venerdì, avete i vostri 15-20 giorni di vacanza ad agosto e via dicendo. Ragazzi, la verità è che se voi andate avanti così, ok, per tanto tempo butterete via solo quei soldi lì. Immaginate che cosa, cioè come ci si sente, ok, arrivare magari a 50 anni, sapere che per 25 anni sono stato in affitto, ho buttato via 300.000 euro, ma io in realtà se in quel momento me ne vado, uno, non mi danno il mutuo perché sono troppo grande. Ok, a quel punto. Due, non è che il proprietario mi dice: ascolta, William, visto che sei stato bravo in questi anni, mi hai dato 300.000, te ne do la metà. No, non è che mi dice ti do la metà. Ok? E mi dice fuori, cioè ciao. Non è che mi dice qualcosa di diverso. Quindi, come vedete, ragazzi, in realtà ha veramente poco senso per una persona che ha un lavoro tradizionale, eccetera, non sfruttare di fatto in senso positivo la possibilità di chiedere i soldi alla banca e farsi dare i soldi dalla banca, soprattutto in momenti come questo, dove ragazzi, credetemi, cioè io sono in questo settore dal 2012, ok? Collaboro con i migliori broker sulla piazza e abbiamo in questi anni in realtà aiutato tantissime persone ad avere dei mutui anche quando loro pensavano di non avere la possibilità. Okay? Quindi è chiaro che cioè io capisco che le persone dicono: no, ma guarda, io sono andato in banca e mi hanno detto che non posso per questo motivo. Ok, lo so anch'io, ragazzi, che è così. Lo so anch'io perché tante volte magari non avete, tra virgolette, secondo, okay, quella che può essere magari la banca dove siete andati o tante altre cose, non avete tutti i requisiti. Okay. Sappiate che ci sono dei professionisti che vi possono aiutare. Sappiate che noi abbiamo aiutato un sacco di persone a farlo. Sappiate che noi siamo specializzati nel fare questa cosa qui. Okay? E proprio per questo motivo, visto che mi sono accorto che c'è
questa problematica e sempre più persone mi chiedono in realtà di aiutarle, ho aiutato un sacco di persone, eccetera. Ho deciso di preparare un evento completamente gratuito, live, okay, online, quindi non dovete spostarvi, non dovete andare in un posto fisico, e nel quale spiegherò quali sono le cose da non fare quando si richiede un mutuo, quali sono le cose da fare e come accedere ad un mutuo, anche se oggi pensate di non avere i requisiti. Okay? E alla fine del webinar vi darò la possibilità a poche persone in realtà di farlo direttamente anche con noi, se volete farlo, se volete essere seguiti. Per cui che cosa bisogna fare? Qui sotto troverete un pulsante verde, okay? Cliccate su quel pulsante, inserite i vostri dati, verrete inseriti, così vi possiamo mandare il link il giorno del webinar, e soprattutto entrerete anche in una community gratuita che ho creato apposta, nella quale avrete la possibilità di interagire con me, farmi delle domande e via dicendo, ok? In realtà ci saranno anche dei premi, okay? Quindi andate dentro, cliccate qui sotto, ragazzi, super interessante. Se volete veramente raggiungere quello che è il vostro sogno, questo è il momento di farlo. Cliccate qui sotto. Ciao ragazzi. Gutierrez Immobiliare. Facciamo diventare realtà il tuo sogno.